Guido Alari, fotografo del rock, alla Fondazione Ferrero di Alba per celebrare forse quello che può essere considerato il compleanno più importante, forse più significativo della tua carriera professionale. Come ci si sente? Ma sono due compleanni, uno quello vero, 70 anni, e il compleanno da fotografo è al numero 50. Ma non ho nostalgie e non mi rendo neanche conto di come sia passato tutto questo tempo in un baleno. Di fatto io vivo in una specie di eterno presente, cioè mi porto dietro un po' come Highlander, mi porto dietro tutte le esperienze che ho raccolto e ovviamente fotografato e fanno parte del mio presente e anche della mia progettualità futura, quindi mi sento benissimo. Bene, si vede che l'amore per il rock comunque mantiene giovani, sicuramente. Una delle citazioni che ti riguardano da parte di Lou Reed, forse è stata una delle più lusinghiere, ma anche perché probabilmente lui ha un po' svelato anche quello che è il tuo segreto professionale. Lui dice che si trovava molto bene con te perché c'era evidentemente un'atmosfera molto amichevole, che però a te come fotografo permetteva forse di fotografare, come si dice, l'anima. E questa la tua tecnica, confermi o ci sono altri dettagli che vuoi tenere segreti? No, non c'è una tecnica. La chiave, se vogliamo chiamarla così, è quella di vivere i soggetti che fotografo, famosi o meno che siano, nell'attimo presente in cui li conosco. Cioè non mi rifaccio alla loro leggenda, al loro mito e li vivo per quello che sono stati, perché gli artisti soprattutto vivono nel futuro. E quindi se si riesce a viverli nel presente e accompagnarli in questo futuro, si diventa più spesso che non parte del loro cerchio magico. Tra le affermazioni che colpiscono abbastanza c'è stata anche quella a proposito di Yoko Ono, che secondo te è una grande artista anche indipendentemente dal rapporto che ha avuto con John Lennon. Perché dici questo? Non mi aspettavo una domanda su Yoko Ono. Andiamo un po' indietro effettivamente nel tempo, ma credo che sia anche interessante perché lei comunque nasce come artista non legata al mondo della musica, no? Un artista a tutto campo. Io ho avuto da fan, quando ero insomma nei primi anni 70, ancora ascoltavo i dischi, andavo ai concerti, ma non avevo ancora saltato la barricata per entrare nel mondo della musica. Ho sempre avuto molto rispetto, curiosità per Yoko Ono, perché di fatto i dischi che John Lennon ha scritto dopo i Beatles sono forse molto più intensi e più significativi, lo possiamo dire col senno di poi, 50 anni dopo, di quanto aveva scritto con i tre compagni. Quindi ho pensato sempre che fosse una presenza ispiratrice fortissima per lui, che probabilmente gli ha anche risolto grandi contraddizioni, grandi travagli che gli arrivavano dall'infanzia, dalla mancanza della madre, eccetera. Quindi grande rispetto per lei, ho avuto la possibilità di conoscerla ed è stato molto molto interessante. Ci siamo anche, come dire, tenuti in contatto per alcuni anni, poi inevitabilmente ci siamo persi di vista. Questa sera con te ci sarà Shel Shapiro, un po' più grande di te, di qualche anno, e che però è legato forse a quelli che sono stati un po' i tuoi primi passi nel mondo della musica, quando credo ancora non facevi il fotografo, ma forse facevi giusto il reporter. Insomma, ci racconti qua? Facevo il ragazzino, perché Shel l'ho conosciuto quando avevo 12 anni. Era il 1965, galvanizzato dal concerto dei Beatles al Vigorelli di Milano. Mi era venuta questa idea improvvisa di andare a conoscere i Rocks, che all'epoca cavalcavano il successo in Italia con canzoni come C'è una strana espressione nei tuoi occhi, Che colpa abbiamo noi, e volevo intervistarli. Di fatto volevo solo conoscerli, non mi era ancora balenata l'idea di fotografare. E poi, imboccato questo percorso nell'ambito musicale come fotografo, inevitabilmente mi è ricomparso Shel negli anni 80, siamo diventati amici, abbiamo collaborato
diverse volte, anche per la copertina del suo ultimo disco, si chiama Quasi una leggenda, e siamo legati da quel primo sì che lui mi ha dato, perché quando si è visto un ragazzino di 12 anni che si è presentato in un albergo dicendo sono qui per farti un'intervista, la sua risposta è stata va bene. Quando ti arrivo 12 anni e ti dici sono qui, ti faccio un'intervista, devi dire di sì qualcosa. Quindi se sono qui lo devo sicuramente a Ciocciolino. Non è piacere, è proprio vero. Dico la verità. La verità, la verità. Io mi ricordo vagamente un ragazzino che rompeva le palle. Ecco, in quegli anni 60 pieni di slanci, di ideali, un va bene era tutto quello che serviva per poter, come dire, far esplodere un missile che si sarebbe poi, come dire, incanalato in qualche... avanti. Io se sono qui lo devo anche e soprattutto a quel sì, e quindi sono felice che Shell sia qui con me. Come ero giovane. E qui sono molti anni dopo, non è 65. No, questo era 87. E questo era 88. Un'ultima domanda, tu gestisci una bellissima galleria ad Alba che si chiama The Wall of Sound Gallery. Perché la scelta di questo nome? Ma per due motivi, perché avevamo fatto una mostra nel 2006-2007 a Montfort in Jazz, una mostra in esterni, tutte le foto erano state virate in blu, e quando ho pensato al titolo mi sono detto vabbè, ma questi sono i vecchi muri del borgo di Montfort, le foto sono applicate sui muri in esterni, sono muri di suono, perché le foto erano foto dei musicisti, e mi è venuto in mente quel genere molto particolare che aveva creato Phil Spector, grande produttore degli anni 60, che era stato definito proprio Wall of Sound perché era creato con arrangiamenti di orchestre, decine e decine di musicisti registrati con una tecnica molto particolare. E quindi Wall of Sound, perché di fatto una mostra, questo è, si entra in un ambiente, le pareti parlano musica, mostrano musica. Bene, allora Guido Arari, come si dice, complimenti, insomma, per la carriera, ma soprattutto 100 di questi giorni. Assolutamente, anche a voi.